Nuovo appuntamento con l'informazione di TG7 e Mobile News. Ben ritrovati tra impresentabili ed ineleggibili si sono finalmente concluse le tanto discusse elezioni regionali. Sentiamo tutti i dettagli del nostro servizio di apertura. È Vincenzo De Luca, il nuovo governatore della Campania. Un risultato che proietta la terza regione d'Italia verso il caos. L'ex sindaco di Salerno non avrà probabilmente nemmeno il tempo di nominare un suo vice. Per Renzi il dilemma: temporeggiare e rischiare un'accusa di ufficio o scaricare il suo candidato e mandare la regione nuovamente al voto. De Luca è condannato a un anno per abuso d'ufficio e il Premier dovrà applicare la legge Severino e sospenderlo per 18 mesi. L'ultima recentissima pronuncia della Corte Costituzionale è chiara: non ci sono margini di discrezionalità su tempi e procedure. De Luca potrebbe non avere nemmeno il tempo di nominare un vicepresidente e una giunta. E siccome la competenza sulla sospensiva si è spostata dal TAR, che aveva inaugurato una giurisprudenza favorevole a De Luca, al giudice civile, c'è un punto interrogativo sui tempi necessari per trattare lo scontato ricorso in cottura nella cucina dei legali del candidato PD. E se Renzi tentennasse, ci sono agguerrite associazioni di cittadini pronte a denunciarlo per omissioni di atti di ufficio. Il caso De Luca è il primo in cui si è verificata la fattispecie di un candidato candidabile ma non eleggibile e per questo gli scenari che si possono aprire sono diversi e vanno da un sostanziale nulla di fatto, dove De Luca governerà serenamente o al limite per tramite di un vice, o al contrario sino alla decadenza e alla necessità di nuove elezioni. La crisi mette in ginocchio l'occupazione giovanile che in Italia è crollata dal 64,33% del 2007 al 52,79% del 2013. Tra i paesi dell'area Ox solo la Grecia fa peggio. All'ombra del Partenone hanno un lavoro solo il 48,49% dei giovani. L'Italia non sta meglio neppure sull'occupazione nella fascia d'età 30-54 dove il tasso è sceso dal 74,98% al 70,98% al quarto ultimo posto tra i paesi Ox. Anche per questo l'organizzazione parigina nota come il nostro Paese abbia uno specifico problema di disoccupazione giovanile in aggiunta a uno più generale a causa di condizioni sfavorevoli e debolezze nel mercato del lavoro e nelle istituzioni sociali ed educative. A preoccupare l'organizzazione internazionale sono soprattutto i giovani italiani, coloro che non sono occupati né iscritti a scuola o apprendistato. Sono il 26,09% degli under 30, quarto dato più elevato tra i Paesi OX dietro Turchia. Spagna e Grecia. All'inizio della crisi nel 2008 erano il 19,15%, quasi 7 punti percentuali in meno. Nel 2014 il mercato delle abitazioni è stato ancora caratterizzato da una debole domanda, pur con alcuni segnali di miglioramento. In questo quadro le compravendite sono aumentate del 3,6%, in parte beneficiando della riduzione delle imposte di registro avvenuta all'inizio dell'anno. Restano comunque inferiori di circa il 40% rispetto ai livelli del 2008 e quanto si legge nel rapporto presentato dal governatore Visco in occasione dell'Assemblea di Banca Italia. Come in altre fasi recessive, presegue il rapporto la ripresa delle transazioni azioni non si è rapidamente riflessa sulle quotazioni immobiliari scese per il terzo anno consecutivo. Nel secondo semestre del 2014 si è attenuata la flessione dei prezzi che alla fine dell'anno risultavano ancora inferiori del 14,8% al picco raggiunto nell'estate del 2008. I prezzi inoltre risentono ancora dell'elevato stock di abitazioni in vendute di nuova costruzione, pur se in lento riassorbimento. Nella rilevazione condotta dalle filiali della Banca d'Italia nei primi mesi del 2015 su un campione di 566 imprese edili, la quotazione di aziende che segnalano giacente di mobili residenziali superiori ai livelli ritenuti normali l'anno scorso è scesa al 74,3%. Dalla fine dello scorso anno sono inoltre aumentate le famiglie che hanno visitato abitazioni con l'intenzione di acquistare e proseguita invece la tendenza al rialzo dei tempi di vendita. Si attenuano anche le difficoltà a ottenere il prestito per comprare casa per chi ha meno di 30 5 anni. Un grande progetto espositivo per raccontare la suggestione evocata da Pompei sugli artisti e nell'immaginario europeo, dall'inizio degli scavi nel 1748 al drammatico bombardamento del 1943. I calchi che saranno esposti nella grande piramide messa a punto dall'architetto Francesco Venezia nell'anfiteatro sono 20, 86 quelli restaurati, mai catalogati perché, come spiega il sovrintendente Massimo Osanna, non sono reperti ma corpi. E nei secoli il rispetto per morte non ne ha permesso l'archiviazione un bene e umane ma oggi quei corpi riprendono forma grazie al restauro ciò che colpisce oltre alla minuziosità dei particolari rilevati sui calchi vesti drappi cinture espressione del volto è che la prima volta pompei scopre la stampante 3d i primi calchi saranno esposti in canada tra qualche mese una nuova frontiera delle mostre made in pompei cosa porterà ancora nessuno può saperlo tutto dipenderà ovviamente dalle scelte del ministero del beni culturali e questa era l'ultima notizia. L'informazione di TG7 e Mobile News termina qui, io vi do appuntamento alla prossima edizione.